diciamo, della favorita, si comincia il convegno pomeridiano con il premio Curione, una gara di categoria D riservata ai gentleman. Sono in sette dietro le ali alla macchina, impegnati sui 1600 metri. Il numero 1 è Unicellulair, il 2 Vento dei Jet, il 3 Susanna Caff, il 4 Wes Kellyway CCG, il 5 Ultra Conservator, il 6 Secolo di Re, il 7 Tappo Boss. La macchina comincia a prendere velocità, i cavalli si lanciano ed è col numero 5 Ultra Conservator che assume il comando davanti a Unicellulair. Poi in terza posizione si va a collocare Wes Kellyway, non perde tempo Unicellulair e passa subito su Ultra Conservator, 14.2 per i primi 200 metri, Unicellulair, Ultra Conservator, Wes Kellyway, poi col numero 2 Vento dei Jet, ancora Tappo Boss che viaggia per linee esterne, quindi nella scia sono il numero 3 Susanna Caff e a chiudere Secolo di Re. 29.6, 45.5 per i primi 600 metri di gara e Unicellulair ancora impegnata a fare il ritmo, tanto da transitare gli 800 in 1-1 e 1, praticamente si viaggia sull'ordine dell'1.16 al chilometro, sempre Unicellulair in vantaggio su Ultra Conservator, poi Wes Kellyway tenta di risalire Susanna Caff che adesso sta producendo il suo sforzo in corsia esterna. Siamo all'attacco della curva finale, cala Unicellulair, sbaglia Ultra Conservator brevemente, sbaglia anche Susanna Caff, rientra in vantaggio Unicellulair, subito riattaccata al largo da Ultra Conservator, poi Tappo Boss che ha guadagnato lungo la corda. Siamo alle battute finali, c'è lotta, ma Unicellulair non si lascia sorprendere e vince davanti a Ultra Conservator, Tappo Boss e Secolo di Re, mentre Conservator poi